Buonasera. Mi sentite? Sì, mi sentite. Buonasera. Buonasera e benvenuti a questo incontro. L'incontro della presentazione della zona oscura, i luoghi, il viaggio nei luoghi dei delitti del mostro di Firenze, che è il regista Paolo Cochi, con la mia collaborazione, assieme abbiamo fatto la primavera scorsa, in occasione dei 50 anni del primo delitto del mostro di Firenze. Oggi vedremo un po' del video, ma parleremo soprattutto con Paolo Cochi, uno dei più importanti studiosi dei delitti del mostro di Firenze in Italia, delle indagini, perché alcuni casi sono ancora aperti. Le indagini sono in costante divenire. Quando abbiamo deciso di fare assieme questo lavoro, avevamo fondamentalmente un obiettivo. L'obiettivo è quello di vedere esattamente i luoghi nella propria complessità territoriale, in modo tale da capire esattamente in modo percettivo la relazione spazio-tempo che c'era nella mentalità del mostro di Firenze, che c'era proprio nella mente del mostro di Firenze. C'era una conoscenza dei luoghi, voi sicuramente siete del posto, estremamente precisa e puntuale. Una delle dimensioni più volte probabilmente dimenticata nell'ambito investigativo è proprio quella del profilo geografico dei delitti del mostro di Firenze, di cui parleremo successivamente. Allora, intanto grazie Paolo dell'invito a collaborare a collaborare a questo lavoro. Volevo chiederti una cosa a freddo: a che punto sono le indagini, perché il caso non è ancora chiuso? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere intervenuti. Il caso del mostro di Firenze è purtroppo il più annoso e controverso della cronaca giudiziaria e nera in Italia. Come dice appunto Rosita, con il quale abbiamo svolto questo reportage in 8 puntate, che è stato trasmesso in TV e ora è in DVD, e abbiamo ripercorso tutti i luoghi del mostro di Firenze, tutti gli luoghi degli omicidi. Perché questo? Perché è importante andare sui luoghi, ed è importante vederli, perché da lì si conoscono tante cose, si possono capire tante cose. Il caso sappiamo tutti che è ormai aperto da 50 anni, ultimamente ci sono delle indagini aperte, perché comunque non tutti i delitti hanno avuto un riscontro giudiziario, ma al di là di questo, a me è sempre interessato e continuerà ad interessarmi la parte storica e reale, oggettiva della vicenda, e non quella giudiziaria o investigativa che vuole alcuni condannati in via definitiva su alcuni delitti, che però io non condivido assolutamente, poi lo vedrete anche nel documentario. Al di là di questo, dicevo che è importante per me andare a trovare, a ricercare tutto ciò che è oggettivo attraverso i documenti, attraverso le carte processuali, attraverso i dati oggettivi e tangibili. Tutti questi dati non ci hanno condotto a qualcosa di definitivo. Lo abbiamo visto nel libro, non so chi già l'ha comprato o lo ha letto, e continuiamo a vederlo nel documentario. E attualmente ci sono al lavoro la procura di Firenze e ci sono due indagati. È una cosa che è già stata che è partita già da 2-3 anni, quindi sembra stia avendo un percorso molto, molto lento, no? Percorso molto lento e molto farraginoso, perché
a quanto se ne sa dai giornali o comunque si percepisce, c'è un'indagine aperta che ha degli elementi molto labili, molto poco verosimili, insomma. Si è partito da un esposto con un movente di matrice politica, e non so su quale basi è stata proposta una cosa del genere. Già il passato ci ha abituato a cose, a proposte strane, tipo i riti esoterici, satanici, tutte queste cose che poi nelle carte processuali e nei documenti non abbiamo mai riscontrato, non ci sono mai, non sono mai venute fuori mandanti, esecutori. Era un serial killer, era una persona che agiva come la letteratura criminale e criminologica ci propone in tanti paesi del mondo, compresa l'Italia. Quindi il discorso è andato negli anni, poi si sono andati a stratificare tutta una serie di indagini su mandanti, su possibili collegamenti con sette esoteriche. Adesso il discorso politico della pista nera, la strategia della tensione, sono tutte strade che chi si è avventurato ha portato a una strada, a un vicolo cieco, non hanno mai portato a nulla. Io non ho mai parlato delle indagini in corso, non ho mai parlato dei personaggi attualmente coinvolti, perché lo ritengo corretto non farlo, però ritengo anche corretto sottolineare che l'assurdità di questo movente, così come è stato proposto dai giornali, addirittura si tira fuori la strategia della tensione, le piste neofasciste, cioè siamo veramente veramente cose incredibili. Vogliamo fare un riepilogo dei delitti partendo dal 1968, sì, e ponendo il focus su quelli considerati risolti con il terzo grado di giudizio e quelli invece con le stesse modalità operative ancora considerati senza colpevole? Sì, abbiamo il primo delitto del 1968, quindi esattamente 50 anni fa, e anche qui abbiamo una sentenza passata in giudicato molto controversa, cioè Stefano Mele, il marito della donna, della prima vittima del mostro, condannato e passato in giudicato. A questo colpevole non ci ha mai creduto nessuno, tant'è che negli anni è stato più volte ripreso questo primo delitto e collegato ai successivi, quindi al delitto del 74, quelli dell'81 e quell'altro dell'81 di ottobre, che non hanno, attenzione, non hanno alcuna definizione giuridica, mentre abbiamo una definizione giuridica per quello che riguarda gli ultimi quattro, cioè dall'82 all'85, sulla base esclusivamente di una testimonianza che è stata in passato e anche recentemente molto discussa ed è molto labile, molto debole, molto dimostrato che con i dati di fatto questa persona ha mentito. E quindi questo è il quadro giudiziario ed è la serie dei delitti del mostro di Firenze, quindi 68-85, ripetute le stesse dinamiche, la stessa vittimologia, quindi coppie appartate in auto e lo stesso modus operandi. Il 68 perché il primo delitto risulta atipico rispetto alla successione degli altri delitti del mostro di Firenze, ma ha come elemento comune l'arma del delitto? Beh, gli elementi comuni dal delitto del 68 a quelli successivi ce ne sono varie, oltre l'arma e il munizionamento. E non dimentichiamoci che nel delitto del 68 c'era la presenza di un bambino e quindi di un testimone, Natalino Mele.
e questo ha, essendo anche il primo della serie, ha determinato un elemento di imprevedibilità, cioè l'autore non si è spinto oltre facendo escissioni o comunque proseguendo poi l'azione omicidiaria con l'overkilling, ossia quello che poi è avvenuto nei delitti successivi. Quindi non c'è solo l'elemento coppia dell'arma o della coppia, ci sono vari elementi che sono la zona, parliamo di dintorni di Firenze, parliamo del periodo estivo, quindi un altro elemento in comune, parliamo sempre di una coppia di amanti in macchina e parliamo dello stesso modus operandi, quindi non ci sono elementi per discostarlo dalla serie dei delitti successivi. Paolo, volevo parlare quando emerge sul piano temporale la pista sarda. Fino a un certo punto il delitto del 68 era un delitto risolto in termini passionali, no? Considerando quindi la pista passionale del marito della Barbara Locci, no? Che avrebbe ucciso e quindi è stato per questo condannato, peraltro un uomo con difficoltà cognitive oggettive. Quando c'è stato, quando è avvenuto sul piano investigativo il momento in cui dal punto di vista proprio delle indagini si sono ancorate tutte le ipotesi ad una pista sarda che poi si è sciolta nel tempo, ma anche depistato il divenire della ricerca? La pista sarda nasce nel 1982 a seguito di una segnalazione esterna, anche se poi i carabinieri negarono e dissero che furono loro a ricordarselo. Però questa segnalazione esterna condusse gli inquirenti a collegare questo delitto del 68, che fino al 1982 non era stato considerato come uno della serie del mostro. Quindi un depistaggio, un voler rivendicare quell'omicidio, questo non lo sappiamo. Sappiamo solamente che ha fatto perdere agli investigatori una decina di anni di indagine. Nell'82 quale delitto eravamo? Eravamo al delitto di Baccagliano di Montespertoli, quindi Paolo Mainardi e la Migliorini. È vero che questo delitto, quando noi siamo andati lungo a vedere tutte le zone, no? È l'unico probabilmente delitto che si discosta rispetto agli altri, proprio per la dinamica fondamentalmente molto, molto rischiosa da parte del mostro di Firenze, che di solito sceglieva bene i luoghi con vie di accesso e con vie di fuga. Perché quello di Baccagliano fa saltare il gioco? Perché subito dopo, tu essendo ormai un investigatore, no, si prefigura la pista sarda? Dunque, fa saltare un po' lo schema del mostro, perché è stato sicuramente un delitto estemporaneo, quindi non premeditato, molto probabilmente perché era l'unica coppia che ha già terminato il rapporto amoroso. E quindi lui lì, il mostro rischia di essere veramente preso. Soprattutto non erano in una piazzuola. Non erano in una piazzola, erano a bordo strada, e da lì a poco passano, cioè un paio di minuti, non di più, passano dei testimoni che appunto sono quelli che poi andranno a screditare la versione di Locci, presunto testimone oculare, che dice di aver visto le macchine di Pacciani e Vani, perché questi testimoni arrivano a 1 o 2 minuti di distanza e non vedono Pacciani, non vedono Vani, non vedono le auto sulla strada. E quindi è stato molto rischioso per lui. Ora, se tu vuoi, non so se è il caso di proiettare un pezzo, non so se per introdurre un po' l'atmosfera. Sì, io farei un... Che si possono abbassare un po' le luci? Se no possiamo intanto andare avanti, sì. Con... Sì. Quello che chiaramente
Adesso noi a distanza di molto tempo ci dobbiamo chiedere a noi cosa esattamente interessa relativamente allo studio sui delitti del mostro di Firenze. Se interessa indagare nel millimetro, ormai dopo tanto tempo, la dinamica, quindi millimetro per millimetro, se questo ci serve, oppure se ci serve qualcos'altro. Se ci serve capire, perché ormai i ragazzi sono morti, se ci serve capire se le indagini sono state depistate e se lo sono state per quale motivo. Ci serve per capire a che punto sono adesso le indagini e se c'è una motivazione profonda di voler trovare un colpevole ad ogni costo. Ricordiamo che Pietro Pacciani è morto da innocente, ma io che non vivo a Firenze e che giro l'Italia per lavoro, ogni volta che parlo del mostro di Firenze tutti mi dicono sì, il mostro Pacciani. Questo significa che sul piano culturale Pacciani è stato condannato. Pacciani invece è morto da innocente per elementi oggettivi. Allora, quello che a noi interessa a distanza di tanto tempo è questo, per quale motivo non sono riuscite, le indagini non sono arrivate a compimento. E poi un depistaggio, se se c'è stato e se continua ad essere, a che pro? A chi potrebbe servire? I delitti del mostro di Firenze fondamentalmente hanno cambiato l'approccio culturale delle relazioni fra genitori e figli. L'altro giorno mi trovavo a Perugia a un convegno, c'era un collega, un architetto, che aveva fatto la facoltà di architettura a Firenze e mi diceva proprio questo, come erano cambiate le abitudini. Lui era fidanzato con una ragazza di Firenze in quel periodo e quando andava a prenderla i genitori le dicevano volete stare a casa, noi possiamo andare a mangiare una pizza. E allora lui diceva no, mi sembra anche troppo questo, no? Cioè voglio dire, si sentivano anche loro in difficoltà. Poi c'è appunto chi mi diceva piazzale Michelangelo, pienissimo di macchine tutte tappezzate. Quindi c'è stato davvero un cambiamento di carattere culturale. Ci sono state oggettivamente delle indagini fatte male. Ovviamente bisogna storicizzare il periodo, no? Dal punto di vista investigativo. Se mi permetti, scusa se ti interrompo, oltre alle indagini fatte male, insomma... Io non mi sento di condannare poi così tanto chi ha fatto. No? Sì, sì. Più che altro c'è stata un'informazione, i media hanno fatto un lavoro pessimo da un punto di vista dell'informazione, perché hanno fatto passare delle notizie ma non ne hanno fatte passare delle altre. Io credo che qui dentro pochi sanno, ad esempio, che nelle condanne di Vanni, il postino, come compagno di merende di Pacciani, nessuno sa, perché nessun giornale ve l'ha scritto, che la PG, quindi il pubblico, la pubblica accusa, procuratore generale, chiese l'assoluzione di Vanni e la condanna per calunnia del testimone. Questo è un elemento che nessun telegiornale, nessun giornale vi dice. Io ho voluto fare questo lavoro per dare un'informazione, non per schierarmi se erano più o meno colpevoli questi compagni di merende, ma per voler dare un'informazione completa a 360 gradi e con i documenti logicamente e con le carte di indagine, per poter dare al lettore o allo spettatore una visione completa per poter fare una propria valutazione, perché ci sono degli elementi completamente omessi ma sono presenti nelle carte, come nelle carte c'è evidente il fatto che l'ultimo omicidio di Scopeti non è avvenuto l'8 settembre, quindi il giorno del capo di imputazione e quindi il giorno relativo alla testimonianza del testimone Lotti. Quindi quanti di voi sanno che
Comunque Pacciani è morto in attesa di giudizio, quindi non ve lo dice quasi nessuno, cioè Pacciani e i compagni di Merende. Ormai è passato questo messaggio, si è consolidato. Io noto che più va avanti nel tempo, ancora dopo 50 anni, facendo un excursus, abbiamo visto che nel caso del Mostro di Firenze ha pagato. Allora, Stefano Mele, che era un povero oligofrenico, nel 68 condannato, sicuramente non l'autore dell'omicidio. Per tre duplici omicidi abbiamo un buco, quindi nessuno condannato, quindi completamente aperti e scoperti da un punto di vista giuridico, e per gli ultimi quattro abbiamo altri tre contadini, quindi gente di basso livello. Appena si è andati a toccare situazioni o personaggi o comunque ipotizzare un qualcosa di più evoluto rispetto a quello che poteva essere un Pacciani, un contadino, un postino o un oligofrenico come Lotti, ci sono stati dei grossi problemi per chi lo ha fatto, ci sono stati dei grossi problemi per chi lo sta facendo anche attualmente. E ora il disegno che appare è un po' quello di, per quanto riguarda il futuro delle indagini, è quello di cercare di coprire quei tre omicidi senza giudizio. Quindi non si rimette assolutamente in discussione l'operato del passato, ma si cerca di andare a tappare, tra virgolette, quel buco di sentenze, magari con qualche altro poveraccio, insomma. Adesso io non voglio entrare nel merito, però certe condanne ormai sono avvenute, ci sono state più di 20 anni fa. Io non vorrei che la storia si ripetesse. Quando si condanna si devono avere prove certe, ci devono avere elementi certi e diciamo un po' più di quello che c'è stato in passato. Possiamo iniziare? Se volete sì. Possiamo iniziare e poi riprendiamo invece su quando entra e perché entra Pacciani nella scena, quindi molti anni dopo. Allora, innanzitutto le faccio complimenti poi per il documentario. Grazie. Che ho avuto modo di vedere. Volevo raccontarle questo. Io, leggendo il libro Compagni di Sangue, avevo scoperto che Pacciani aveva lavorato alla fattoria di Luano. Io a quel tempo ovviamente non sapevo che 10 anni dopo sarei stato consulente per la sicurezza della fattoria di Luano. Quindi un giorno, in confidenza, il signor Palumbo, il titolare, chiese un suo parere dicendogli: Pacciani è stato un tuo dipendente, era stagionale, l'hai conosciuto, che idea ti sei fatto? Lui mi ha detto un paio di cose interessanti. La prima è che Pacciani già all'epoca era cardiopatico e aveva già difficoltà a fare lavori in vigna. Quindi, pur essendo una persona in grado di sapersi muovere nelle campagne, non ce lo vedeva a muoversi dopo un omicidio con quella rapidità e a scomparire. Soprattutto non ce lo vedeva per tanto tempo a non lasciare traccia. E poi mi ha detto un'altra cosa: io credo che Pietro si sia trovato realmente sui luoghi dell'omicidio dopo che sono accaduti, perché era un guardone e probabilmente lui ha raccolto dei reperti, però quando è stato in carcere, essendo un contadinaccio, lui aveva paura e non ha mai parlato. Però è anche vero che se tu ti prendi tutti quegli ergastoli, forse se sai qualcosa lo dici. Grazie. Lo scenario che hai disegnato è molto molto plausibile, molto molto plausibile. Ti rispondo partendo dalla fine, no? Lui aveva preso gli ergastoli, ma ha anche avuto l'assoluzione, quindi poi è morto, mi pare, pochi mesi dopo, quindi sarebbe stato interessante vedere poi la situazione. E mi permetto di sottolineare, a quello che hai appena testimoniato tu, un elemento che scagiona Pacciani non esiste, quindi
anche perché uno a distanza di 15 anni trovare un alibi è difficilissimo. Però non c'è neanche l'elemento contrario, cioè che la prova che Pacciani sia stato l'autore. L'indagine ci stava tutta, il processo anche, alla fine le prove non sono venute fuori. Quindi in assenza di prove, in dubio pro reo, questo dice il codice. Ma al di là di questo volevo sottolineare un altro aspetto che ci consente di riflettere approfonditamente sulla figura di chi era il mostro di Firenze. Pacciani, il mostro di Firenze, dopo l'ultimo delitto, cioè settembre 85, fa 60 km e va a San Piero a Sieve, che è una località nel Mugello, a spedire una lettera con all'interno un pezzo del seno della povera vittima femminile al magistrato, l'unica donna che si è occupata dell'indagine, Silvia Della Monica. Ora, un Pacciani, l'avete visto tutti nei processi, in televisione, eccetera, eccetera, per carità, suoi trascorsi più che discutibili, ma che si mette a fare una cosa del genere, primo per quale motivo, secondo io non ce lo vedo proprio, ma non solo io, tutti coloro che hanno affrontato criminologicamente la questione, questo le sentenze non l'hanno mai spiegate, anche perché Pacciani non è stato condannato, quindi non l'hanno spiegato. Ecco, volevo prendere spunto dai tuoi racconti, dalle tue testimonianze, che ritengo interessanti, e aggiungere questo altro dato. Paolo, hai parlato e mi vorrei ricollegare direttamente a questo punto, prima di passare ad altri argomenti, alla lettera che hai inviato il mostro di Firenze il giorno dopo del delitto degli Scopeti, con un membro, con un lembo di seno della Nadine Murió, alla Silvia Della Monica. È stata inviata da San Piero a Sieve. Sì. San Piero a Sieve, cos'ha di particolare questa località e perché è importante dal punto di vista criminologico e investigativo? Allora, io ho sempre pensato, sin dagli anni Ottanta, che cominciavo a interessarmi al mostro di Firenze, che il Mugello fosse stato un punto importante per l'intera indagine. Ossia, il Mugello è una realtà distaccata da Firenze, distaccata da tutti gli altri luoghi degli omicidi, è molto distante. Lì sono avvenuti, a distanza di 10 anni, 2 delitti del mostro di Firenze. E è avvenuto anche questo episodio della spedizione della busta. Quindi bisogna andarci in Mugello e fare una strada, non dico di montagna, comunque abbastanza impegnativa. E ci deve essere un motivo particolare per andare in Mugello e non nei dintorni di Firenze come sono avvenuti gli altri. E dicevamo, perché San Piero a Sieve? San Piero a Sieve, io intervistai qualche anno fa la dottoressa Silvia Della Monica, che era il magistrato donna che ricevette la missiva con il pezzo di seno. Lei mi disse, mi rivelò, e questo lo riportai anche in un servizio televisivo, che lei quell'anno, in quel settembre, aveva a San Piero a Sieve, cioè una località proprio prossima a San Piero a Sieve, una villa, una casa in affitto d'estate. Quindi è facile dedurre che chi ha mandato la lettera sapesse questo elemento. Questo è un altro elemento passato molto in cavalleria nelle indagini, no? Però c'è una buona probabilità che sia così. L'avvocato Filastò, famosissimo nell'ambito della ricerca e delle indagini sul mostro di Firenze, ha sempre sostenuto che il mostro avesse dei legami molto forti con l'ambiente investigativo, proprio perché agiva e si muoveva con le notizie che solo in determinati ambiti potevano essere sì, mi trova in parte d'accordo, mi trovo in parte d'accordo con quello che dice l'avvocato Filastò. Magari lui
credo che usi un po' troppo di enfasi, perché parlava di un poliziotto, una cosa del genere, però ci sono degli indicatori che possono lasciar pensare questo, cioè che colui o coloro che hanno compiuto gli omicidi erano a conoscenza di alcuni protocolli di indagine dell'epoca, e quindi c'è una possibilità molto, molto concreta. Come c'è un altro elemento, quello del, torniamo su Mugello e troviamo un altro elemento significativo, una testimonianza che varie testimonianze che io ho ritenuto interessanti riproporre nel libro. Parliamo, quali sono le testimonianze che possono ancora dare un corso di specie nuova all'indagine? Non so se possono dare delle indicazioni nuove, perché sono comunque testimonianze che avvengono dopo il delitto di Vicchio e rilasciate nell'immediatezza dei fatti che io ho ritrovato nelle carte processuali e ho posto all'attenzione nel libro che abbiamo fatto con gli altri autori. Se vuoi, sì, però certo, sì. Sono delle testimonianze di un personaggio abbastanza definito da un punto di vista fisico, visto da più persone, principalmente da un gestore di un bar, Bardazzi, che vide questo personaggio in un orario compatibile con la presenza dei ragazzi Pia e Claudio, parliamo del delitto di Vicchio, e a me è sembrato interessante riportare tutte questa testimonianza e varie altre che ce ne sono, sempre in quel periodo, rilasciate nell'immediatezza di fatti. Fu fatto un identikit, questo identikit fu molto tralasciato nelle indagini, nell'immediatezza delle indagini, però ecco, io non voglio dire che sicuramente è il mostro di Firenze. Parliamo di testimonianze a poche ore, molto attendibili, e lo stesso personaggio degli altri riscontri furono rinvenuti l'anno successivo al delitto di Scopeti, con altri due testimoni che indicano un po' una persona di una certa corporatura, quindi una corporatura robusta, alta, stempiato, sul rossiccio di capelli. Insomma, questa costante ricorre molte volte negli avvistamenti, io l'ho notato dalle carte, può essere una casualità, però siamo già un numero corposo e sostanzioso, io le riportiamo nel libro. Consideriamo che quando si parla del delitto della Rontini... Nessuno vede un personaggio simile a Pacciani, a Vanni, a Lotti... Mai visto. Negli avvistamenti, quindi non abbiamo testimonianze, io parlo a ridosso dei delitti, quindi nell'immediato, le abbiamo 10-15 anni dopo i processi, tutti vedono Pacciani, tutti vedono Vanni, tutti vedono Lotti, l'auto rossa, però... Dopo che queste persone sono uscite in televisione, sono uscite sui giornali, insomma, io sono andato a guardare le testimonianze fatte nei giorni successivi al delitto, quindi credo più genuine, perché non condizionate dalla stampa, dai mezzi di informazione. Senti, Paolo, una cosa, il percorso, come vedete, dal punto di vista temporale è molto lungo, partiamo nel 1968 e arriviamo nel settembre del 1985, quindi sono molti anni, e quindi c'è questo periodo che si chiama cooling off, scusami, quando praticamente si spegne, ed è sorretto dalle teorie criminologiche un periodo proprio di spegnimento, no, della pulsione del omicida, del
del mostro. C'è un anno però che è molto importante, perché Paolo adesso ha preso in considerazione l'elemento della testimonianza. Nell'ambito del mostro di Firenze ci sono due testimonianze che destabilizzano o centrano, a seconda del punto di vista, il percorso delle indagini. C'è un anno particolare, che è il 1981, è l'unico anno della serie in cui ci sono due delitti del mostro di Firenze, e c'è un testimone in particolare, ovvero Spalletti. Vogliamo spiegare quest'anno, da giugno a settembre, cosa si svolge e perché Spalletti ha avuto una sua importanza dal punto di vista anche di errore investigativo ritenuto da tutti, anche dalla stessa procura? Guarda, allora innanzitutto bisogna chiarire un po' il periodo storico, no? Che era un periodo storico, i primi anni 80, quindi fine anni 60, i costumi stavano un po' cambiando, quindi c'era questa attività di fare l'amore in macchina molto più frequente rispetto agli anni passati, e c'erano i guardoni, fenomeno poi fortunatamente che si è andato spengendo con internet eccetera, e appunto c'erano questo personaggio che hai detto te, faceva parte di questa categoria, si supponeva avesse visto l'omicidio del giugno 81, quello di Via dell'Arrigo. Fatalità, questo personaggio fu arrestato per reticenza e rimase dentro per poco tempo, perché nell'ottobre ci fu un altro omicidio del mostro. C'è da dire, e questo agli atti, che ci furono delle telefonate alla famiglia, a familiare, dove gli venne detto che se ne stesse buono e zitto, perché tra poco sarebbe uscito. Ora, lui ha sempre negato di aver visto nulla, lui e altri guardoni. Può essere verosimile, come no. Fatto sta che è un anno in cui avvengono due delitti, cosa che non è più avvenuta, e fatto sta che lui ricolpisce a solo 3 mesi di distanza, poi non lo rifarà più, e questo secondo me era un punto da seguire in maniera più da parte degli investigatori con più attenzione. Si può dire che è stato un errore l'arresto? Spalletti è stato riconosciuto. Ma anche forse dalla sì, è stato un errore, perché di solito un personaggio che può aver visto potenzialmente si rimanda a casa e si intercetta e si segue, insomma, non si arresta. Ecco, questo da un punto di vista investigativo. Chi sono gli eventuali testimoni che possiamo incontrare oggi? Ad esempio, la figura controversa e anche molto tenera, e poi ci abbiamo verso la conclusione, di Natalino Mele. Tu lo conosci? Sì, l'ho conosciuto, Natalino, un'altra... Natalino era il bambino che nel delitto del 68 dormiva sdraiato dietro nel sedile posteriore. È stata un'altra vittima del mostro, poverino, perché comunque ha poi vissuto una vita estremamente disagiata, e io l'ho conosciuto e lui ha sempre detto che inizialmente il padre non era presente all'omicidio, quindi poi con alcune forzature da parte degli investigatori dell'epoca, diciamo, cambiò versione, come il padre era oligofrenico riconosciuto, inizialmente disse io non c'ero, dette delle indicazioni estremamente scomposte, non proprio precise, anzi sbagliò il punto di sparo del delitto, quindi si capiva che lui non aveva a che fare col delitto. E questo poi lo spieghiamo bene nel video. E però fu condannato lo stesso. Quindi Natalino ha vissuto una vita estremamente disagiata, ha subito
subito tantissime pressioni, è stata un'altra vittima del mostro di Firenze, purtroppo, come tanti. Un'ultima cosa che io ti volevo chiedere, su cui probabilmente relativamente anche al lavoro che abbiamo fatto è importante porre l'attenzione: il profilo geografico dei delitti del mostro di Firenze. Prima abbiamo accennato quindi al Mugello, in modo molto semplice hai detto che la conoscenza del territorio da parte del mostro di Firenze, soprattutto il Mugello, era piuttosto piuttosto definita. Gli altri territori, le altre zone, cosa avevano di particolare? Intanto il mostro conosceva già dove agire, quindi conosceva già il territorio e le zone nelle quali si appartavano i ragazzi, quindi aveva questo tipo di conoscenza. E poi dal punto di vista di via di accesso e via di fuga, proprio nella dinamica, che tipo di caratteristiche hanno queste zone? Ecco, per questo è importante vederli i luoghi anche in video, però ci si rende conto di una realtà che, vista o letta sui libri, non ci si può rendere conto. E erano punti, vogliamo dire, un po' anche strategici, costanti, si è detto, corsi d'acqua, cose del genere, ma non si può assolutamente dare una costante precisa. Quello che è palese, è chiaro, che questa persona conosceva molto bene le vie di fuga, conosceva molto bene le strade, perché sceglie sempre situazioni dove ci sono più vie di fuga, più strade, sceglie piazzole particolari, alcune frequentate da guardoni, alcune no. In Mugello ci colpisce 2 volte in 10 anni, quindi ha un significato sicuramente questo. E l'aspetto geografico è fondamentale, perché si capisce benissimo che questo personaggio, e lì Pacciani ci stava tutto in questo, conosceva bene i luoghi e le vie di fuga. E specialmente in quelli del Mugello noi ritroviamo degli elementi importantissimi, perché ritroviamo delle testimonianze dove si danno proprio dei riscontri molto su quel personaggio famoso che dicevo prima, molto, molto interessanti, scritti nei verbali dei primi di agosto dell'84, quindi fatti proprio a ridosso dell'omicidio. Io vi volevo dire una cosa della mia. Intanto, se ci sono domande, poi ci avviamo alla conclusione. No, il delitto che più mi ha colpito, chiaramente sono tutti sconvolgenti dal punto di vista emotivo, no? Perché ci si mette nei panni di questi ragazzi, lo siamo stati tutti. Si immagina lì che ci potrebbe essere stato un proprio nipote, la propria sorella, è una dimensione devastante. Il delitto che più mi ha colpito e per il quale credo che veramente bisogna fare ancora un lavoro di controllo investigativo dal punto di vista giornalistico molto forte e determinato, e per questo credo davvero che tu stia facendo un lavoro anche di carattere sociale molto importante, Paolo, è il delitto di Pia Rontini, per tutti i riverberi che ha avuto successivamente. Il delitto di Pia Rontini è accaduto nel 1984, quando già tutti sapevano che non bisognava appartarsi in giro, quando tutti sapevano, tanto è vero che il delitto precedente è stato quello dei 2 ragazzi tedeschi, questi 2 amici, non si è capito bene se erano gay o meno, ma questo poco importa, nel furgoncino. Quindi già, e quello successivo poi è stato quello in tenda degli scopetti, quello che poi disarciona tutte le teorie non solo investigative ma anche di colpevolezza, perché poi dal punto di vista scientifico si è scoperto che la data dell'omicidio deve essere anticipata di un giorno, dove poi quindi chi è che si accusa, i colpevoli hanno invece degli alibi. Questo è stato un elemento che non è andato giù a chi lo doveva assorbire, cioè quel delitto è scientificamente provato da un punto di vista scientifico che non è avvenuto la domenica. Le condanne si basano su quelle testimonianze della domenica, eppure è stato
ignorato da parecchi media fiorentini, ad esempio, qui a Firenze, in altre trasmissioni a livello fuori nazionale, fuori Firenze no. Perché scientificamente la data non può essere quella? Perché sono state fatte numerose altre perizie da parte di medici legali ed entomologi sulla base delle fotografie sia dell'uomo che della donna e sui riscontri autoptici che dimostrano la presenza di larve presenti sui corpi. È una brutta cosa, però la dobbiamo spiegare, e questo già da due anni, tre anni che io feci quel reportage in televisione, che i maggiori esperti in Italia di medicina legale e di entomologia forense dimostrano che quel delitto non poteva essere della domenica, perché c'erano delle larve sviluppate e le condizioni cadaveriche erano tali che quei corpi non potevano essere della sera prima. Questo non è stato recepito, non vuole essere recepito evidentemente, e però perché smentisce, però a me non interessa che venga o non venga recepito da un punto di vista mediatico, a me interessa l'aspetto storico, l'aspetto della ricerca. Io l'ho fatto una ricerca, l'ho documentata, ha il suo valore documentale e storico, sono a posto così. Complici. Ah, questa è una, non so, è una componente giuridica, perché hanno distinto, diciamo, i due processi, cioè il processo a Pacciani che si sarebbe dovuto ricelebrare per un vizio di forma, attenzione, hanno annullato la sentenza di assoluzione per un vizio di forma, non nel merito. E hanno contemporaneamente aperto un procedimento, quindi un processo a Vanni e Lotti. Quindi i complici di Pacciani sono stati condannati, Pacciani no. Adesso bisognerebbe sentire un esperto in questo ambito per capire come è stato possibile, però evidentemente... No, ma sono processi giudiziari diversi e possono anche andare in contraddizione. Eh sì. Questo no. Purtroppo sì. Ci sono. Signora, ci sono dei casi dove un caso di correità, un imputato ha scelto il processo breve, gli altri tre imputati caso hanno merito, scelto il processo invece la via normale, ed erano tutti in correità, che in concorso, ok? Tre, quelli col processo normale, totalmente assolti, e sto parlando di un altro caso, quello col processo, col rito abbreviato, accusato, quindi è colpevole, in Cassazione, quindi questo avrebbe agito da solo, cioè accusato. Cioè i percorsi giudiziari sono anche paradossali per certi versi, perché si incanalano in determinati... Guarda, io sono d'accordo con lei. L'esempio classico, perdonami, l'esempio classico è il delitto Meredith, dove c'è Rudy Gedè condannato in concorso con, evito di fare i nomi, e quei nomi lì assolti. Quindi sono storture giudiziarie, questo, però esiste questa cosa. Se non, appunto, ci si rifà. Io, se non ci sono altre domande, lascerei, perché c'è una successiva presentazione. Vi ringrazio per il vostro intervento.